stamattina andiamo in quella che forse pochi sanno, è di fatto la capitale dell'oliva in Basilicata. Sembra proprio sì, Cinzia, sembra proprio di sì, Missanello, un toponimo anche in questo caso previale, cioè fondato sul nome di una persona che doveva essere Messus o Messius, accompagnato da Anus, ma ancora da un suffisso Ellus, quindi probabilmente il capostipite, diciamo così. Era piccoletto. O piccoletto giovanissimo, insomma, nel dialetto locale Messaniel e ovviamente gli abitanti Messanellis. Abbiamo detto capitale dell'oliva perché quante piante ci sono? Guarda Cinzia, ne contano addirittura 36.000, che sono un numero veramente spropositato, enorme. E dobbiamo dire che in particolare l'oliva è l'oliva detta maiatica, che nel X secolo fu portato proprio lì a Missanello, dove sono anche le sue spoglie, da un santo che si chiama San Senatro, e che ovviamente hanno una devozione grande per questo santo. C'è qualche detto legato proprio alle olive? Eh beh sì, essendo come economia centrale per Missanello, ovviamente nella lingua si riflette questa importanza. E per esempio quella che riguarda la fioritura degli alberi, che è collegata molto strettamente poi alla produzione. Infatti dicono, fiore d'april, vuoi avvarire. Fiore da maggio, sol cussaggio. Fiore di giugno, vuoi da indupugno. E mi sa che quest'anno sarà limitata a questo, in effetti la traduzione è se fiorisce ad aprile allora avremo olio a barile, quindi in abbondanza, se invece fiorisce a maggio lo assaggia, è giusto il tempo per assaggiare, addirittura se fiorisce a giugno, il tempo non è stato particolarmente clemente con noi quest'anno, addirittura l'olio che produci sta in un pugno. Dobbiamo puntare sulla qualità quest'anno. Mi sa di sì. Grazie Patrizia Del Puente e buona giornata. Buona giornata.